L'associazione turistica Pro Loco di Borgo Taro vi invita alla 29esima Sagra della Castagna. Domenica 13 ottobre dalle 9.30 nel centro storico del capoluogo valtarese, mercato tematico d'autunno, prodotti tipici, esposizione di arte rustica ed eventi collaterali. Alle 11 in piazza Manara, degustazione di prodotti tipici a base di castagne, vendita di caldarroste, castagnaccio e frittelle di castagne. Musica popolare, spettacoli e giochi allieteranno il pomeriggio. Domenica 13 ottobre, Borgo Taro vi aspetta per festeggiare la Regina dei Boschi. È attualmente in una situazione di blocco il progetto del parco eolico Monte Croce di Ferro. Nella giornata di ieri il sindaco di Borgo Taro Marco Moglia ha emanato un comunicato alla cittadinanza dove informa che dopo i vari incontri pubblici che si sono succeduti dal 2022 sino a settembre di quest'anno per consentire ai cittadini di visionare tutta la documentazione e dopo le numerose sedute che la Commissione Ambiente ha indetto sul tema per sondare le valutazioni delle associazioni di categoria e sindacati e preannunciando la successiva consultazione delle associazioni ambientaliste, dopo la recente acquisizione di contributi documentali provenienti da enti facenti parte della conferenza dei servizi, la maggioranza consiliare ha affrontato lo scrutinio complessivo del progetto per consentire al primo cittadino di esprimere l'orientamento dell'amministrazione comunale in occasione della conferenza dei servizi svoltasi ieri. Preso atto della documentazione trasmessa dagli enti preposti in particolare di criticità ambientali emergenti da documenti acquisiti al procedimento solo pochi giorni fa, la maggioranza ha dato mandato al sindaco di esprimere criticità al progetto e ieri, durante la seduta, la società proponente, in esito alla interlocuzione tra gli enti, ha preannunciato il ritiro del progetto e la conferenza dei sindaci ne ha preso atto.